Ciao ragazze, allora innanzitutto perdonate lo schifo che state vedendo. Sono completamente struccata, senza un filo di trucco, in modalità casalinga disperata. Sono proprio un nature. Questo qui, insomma, sarà il tutorial poco professional su come faccio i capelli ondulati senza calore. Cioè, ho asciugato, diciamo, io i capelli, li ho lasciati leggermente umidi perché non riesco proprio ad asciugarmi i capelli completamente, che si schiatta di caldo, e ho fatto lo shampoo e sto provando questo qui, l'Head & Shoulder, quello lì che fanno vedere in televisione, che mio padre ha preso perché sta tipo in offerta promozionale da acqua e sapone, ha un buonissimo odore, c'è anche il balsamo all'interno, vi farò sapere. Poi vabbè, ho fatto la maschera e tutto quello che vi serve sono un codino, un altro codino e una pinzetta. Ovviamente, per chi ha i capelli lunghi, per chi ha i capelli corti, può, anziché suddividere i capelli in tre parti, può anche optare soltanto per il ciuffo e per la lunghezza. Io praticamente, farò il ciuffo, diciamo questa zona qui dei capelli. Per questo vi dico poco professional, perché non so, cioè la mezza lunghezza da qua e poi vado sotto, perché sennò non esce bene. Allora, inizio con il ciuffo, non c'è alla cazzo di cane, raga, come vi pare, cioè non ci sta niente da professionale o da seguire. Praticamente voi prendete così i vostri capelli, questo qua è abbastanza lunghetto. Vedete? Questo qua praticamente è il mio ciuffo. Vedete? Tutto quello che dovete fare è arrotolarlo verso l'interno. Tipo quando voi fate i torcioni, vedete? Ovviamente dopo, perché non so se ho il tempo di farvi vedere come li sciolgo, alla fine li sciolgo semplicemente con la testa in giù e ci vado a mettere un po' di olio d'argan perché comunque i capelli si fanno un po' con stoppettina quando li andate a sciogliere. Per questo ci metto l'olio d'argan e non ho di questi problemi. Andate a creare una roba del genere e la fissate con la pinzetta. Aspettate. Ecco qua. Adesso andate a prendere alla cazzo di cane i capelli, questi qua. Mamma, che cessa, raga, scusate. Cioè, proprio cessa allo stato puro. Con gli occhiali, acqua in bottiglia, senza le sopracciglia. Queste sono le mie sopracciglia naturali, oscene. E niente. Cosa vado a fare? Vedete? Questi sono i miei capelli. Ho un mappaio di capelli. Li ho già pettinati, la verità, però sempre meglio. Pure con le dita, che ho fatto la maschera, quindi non ho problemi, tipo che mi si spezzano i capelli o robe di questo tipo, insomma. Allora, voglio vedere se sono inquadrata. Sì. Vado a fare la stessa cosa che ho fatto con il ciuffo. Cazzo, praticamente prendo i capelli, li arrotolo tipo un torcione su loro stessi, praticamente.
Vi ripeto, più stretto lo fate e meglio è, perché così i capelli vi durano di più, perché io facendolo, diciamo, così stretto, posso dire che mi durano fino a quando non li lavo, cioè almeno la mezza lunghezza e la lunghezza, poi il ciuffo si smarmittea un pochettino, no? E se, cioè, sì, è sempre ondulato, però non proprio riccio, perché la volta scorsa mi è uscito proprio un bel riccio, mi sono stupita di me stessa. Sì, raga, sono un cesso, sembro un barboncino, però l'importante, vedete, è che si viene a creare questa cosa qua. Vi ripeto, è un tutorial davvero poco professional perché non sono nessuno per insegnare qualcosa a voi. Vi ripeto, tutti mi avete fatto i complimenti per i capelli, dato che non ci vuole niente a farli, ma veramente niente, cioè non ci vuole l'arte di scienza. Ho detto farò questa sottospecie di tutorial alle ragazze, vedete? Ho fatto tipo una cipolletta, poi vado a prendere l'elastico e lo vado a fermare. Ovviamente per chi non ha le unghie come le mie è più facilitata. Ecco, adesso sembro proprio la figlia di Fantozzi. Ragazzo, sudando come un qualcosa di indefinito. Ecco, adesso sembro proprio la figlia di Fantozzi. Facciamo l'ultimo passaggio e sembro proprio la figlia di Fantozzi. Come si chiamava quella? Oh, Mariangela, mi pare. Mariangela. Allora. Scusate la scemità. Andiamo a fare sempre la stessa cosa praticamente. Vedete, questi sono i miei capelli e li vado a arrotolare su loro stessi, vedete? Questa cosa qua io l'ho vista su Pinterest da una bellissima ragazza, ha detto: oh, boh, non so farmi niente ai capelli, proviamo a fare sta cosa che veramente non ci vuole un cacchio a farla e devo dire mi ci sto trovando bene, pure perché mi rompo le palle di fare con sto caldo i boccoli con l'arricciacapelli, né tantomeno la piastra, né tantomeno mi voglio asciugare i capelli perché si schiatta e quindi utilizzo questo metodo qui. Vado, come vedete, ad arrotolare il tutto. Anzi, vi ricordate chi si faceva sti capelli delle Spice? Mi pare Mela DB delle Spice Girl che si faceva questi tuppini, tutti i capelli. Vabbè, negli anni 90 si portava, raga. Adesso sembro un idiota, sembro, vi ripeto, Mariangela di Fantozzi. E questo è quanto, raga. Praticamente voi avete ottenuto un qualcosa di questo, veramente fatto tipo dovete ottenere una roba di queste pure dall'altro lato, cioè l'importante è che voi arricciate i capelli in questo modo, come viene viene, pure se vi viene la cazzo de cane, un tuppidino da qua, l'altro da là, l'importante è che arrotolate i capelli in questo modo. State, io per dirvi, me lo tengo tutto il pomeriggio fino a quando non devo scendere per andare al lavoro, quindi 3-4 ore. È molto molto buona come cosa. Se le tenete un po' in più, non so che cosa vi uscirà mai, tipo quei capelli tutti stopposi, quel riccio bruttissimo, quindi non lo so. Però per avere quell'ondulato che avete visto nei miei video, praticamente la tecnica è questa: fare questo schifo in testa, tenerlo per 3-4 orette, poi lo andate a sciogliere con la testa in giù e andate insomma a muovere i capelli. Io poi vado a prendere l'olio d'argan per i capelli, ma potete utilizzare anche i cristalli liquidi, insomma qualcosa nutriente per i capelli per evitare che si fa poco stoppetta. Vabbè, a me si fanno stoppa, vi ripeto, perché ho il trattamento sotto, però a voi è probabile pure che non vi esce nulla. Io mi scuso perché mi rendo conto di essere inguardabile, però raga, capitemi, sto a casa con la canottiera ascellata, il pantaloncino orrendo.
cioè abbiate pazienza se non mi vedete tutta paparacchiata. L'importante è che avete capito il concetto, perché davvero non ci vuole niente. Ci tenevo insomma a farvi vedere come si faceva, perché davvero non ci vuole niente. Mi scuso per la poca professionalità, ma vi ripeto, non sono in grado. Detto questo, vi mando un bacione e ci vediamo dopo, che vi faccio vedere cosa è uscito fuori. Ciao ragazzi, a dopo. Allora, dopo aver atteso 3-4 orette, questo è il risultato. Vedete? Tutti fatti tipo ondulati. Il ciuffo è uscito bello riccio riccio, infatti devo cercare di aggiustarlo perché sembro, se no, una pazza esaurita, perché adesso diciamo li ho sciolti. Io adesso vi lascio che devo scendere, sono in ritardissimo. Io vi mando un bacione grande e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!